Salve a tutti! Oggi andremo finalmente a parlare di una grandissima novità di casa Nikon, la nuovissima Z6 II insieme ad un parco ottiche eccezionale. Come vedete vi faccio vedere le scatole, dopo la sigla andremo a parlare del prodotto. Eccoci tornati dopo la sigla, andiamo ora subito, immediatamente a vedere la novità di questa piccola review, la nuovissima Z6 II. Cosa cambia tra Z6 II e Z6 I? In realtà se leggete su internet parecchi vi diranno che non cambia nulla e che l'acquisto non vale assolutamente perché sono due macchine che sono identiche, è cambiato poco, hanno semplicemente fatto un restyling. Ebbene, la maggior parte di quelli che parlano a volte non sanno neanche di che cosa stanno parlando, oppure parlano così tanto per parlare, per sentirsi esperti fotografi e per sentirsi esperti tecnici, poi in realtà gli vai a chiedere una cosa e non te la sanno dire. Benissimo, è vero, questa macchina in realtà condivide tantissime cose di quella che era già una Z6 I che era perfetta di suo. Hanno fatto delle piccole migliorie che però in base al tipo di lavoro che si fa possono essere vantaggiose o meno. Nel mio caso secondo me sono vantaggiose ed è per questo che io ho fatto il passaggio, mi sono acquistato sia la Z6 II che la Z7 II. Purtroppo la Z7 II non posso mostrarvela oggi perché non mi è ancora arrivata, arriverà nella prima settimana di dicembre più o meno e faremo un video a parte. Perché io ho fatto questa scelta? Io avevo diversi corpi macchina Nikon, avevo una D5, una D780, una D750, avevo tutto il parco ottico, il 24-72-8, il 14-24, il Tamron 15-30, il 2070-200-28VR, ho venduto tutto perché dopo aver provato la Z6 e averla portata con me in diversi viaggi, tra cui le Faroe, l'Islanda, la Norvegia, eccetera, ho capito che era una macchina veramente sorprendente in un corpo molto più piccolo e leggero, quindi facilmente trasportabile, ma soprattutto questo mi consente di avere nello zaino più corpi e più obiettivi e quindi di essere molto più versatile quando sono in viaggio, senza dover rinunciare magari ad uno scatto perché non ho la fotocamera giusta per quella determinata situazione o l'ottica per quella determinata situazione, cosa che a volte può succedere. Ed ecco il motivo anche per cui io scelgo sempre la triade di Nikon, oltre poi ad ottiche fisse, perché con gli zoom si può lavorare in maniera molto più versatile. Vediamo innanzitutto cosa c'è in comune con la Z6 I. Innanzitutto l'aspetto esterno. La macchina è praticamente identica, non ci sono novità, se non il logo dove c'è scritto Z6 II, per il resto non cambia niente. I pulsanti sono nella stessa posizione, il mirino è rimasto identico, lo sportello per le card è sempre quello, il vano batteria lo stesso, il display è tiltabile ma non flippabile come il modello precedente, a differenza ad esempio di A7 e S3 che hanno deciso di farlo in tutti e due i modi, quindi la macchina è esteriormente identica. Ci sono però delle novità che tutti dicono che non sono novità ma che secondo me sono novità importanti e ora ve ne andrò a parlare. La prima novità riguarda il processore. Entrambe le camere montano un Dual X-Speed 6, quindi abbiamo due processori che andavano a fare quello che prima faceva un solo processore, e questo va a vantaggio di tutte e due le categorie degli utilizzatori di questa macchina, fotografi e videomaker. I videomaker possono avere a disposizione un 4K a 60 fps, per ora si può registrare solamente a 30, uscirà a breve, credo verso febbraio, un aggiornamento che permetterà appunto di sbloccare questa feature, quindi si potranno registrare anche 4K a 60 fps e uscire in HDMI in formato RAW. Questa è una delle grandi novità. Per i fotografi invece che cosa c'è? Nonostante il range ISO sia rimasto invariato, perché il range ISO è rimasto invariato da 100 a 51200, però abbiamo un maggior controllo sul noise reduction già direttamente sul file RAW, quindi questo che cosa significa? Che le performance in low light sono aumentate e questo grazie al lavoro combinato dei due processori. Due processori che cosa fanno? Aumentano anche la raffica. La raffica passa da 9 fps a 14 fps per Z6. Se pensiamo invece ad esempio alla Z7 passiamo circa da 5,5 a 10 fps. Un'altra cosa molto importante, che è una vera novità e che è una cosa molto molto utile sia per i videomaker che per i fotografi, è avere la possibilità di un doppio slot. La Nikon ovviamente non ha scelto di utilizzare i due formati di memory identici, ma utilizza sempre una XQD e poi una classica SD. Io ho montato una XQD della Sony da 64 GB, la stessa che utilizzavo su Z6, e poi come seconda memoria ho una TAF da 64 GB, sempre di Sony. Chiaramente che differenza c'è per il mio utilizzo avendo il doppio slot tra Z6 e Z7? Beh, qui andrò a scattare fotografie
quindi diciamo still. Di conseguenza utilizzerò la seconda memoria solamente come backup. Mentre nella Z7, dove ho due memorie, sia XQD che TAF da 128 GB, in quel caso le andrò a sfruttare proprio per avere più spazio, perché quando si fanno sequenze da 600 scatti l'una, purtroppo diciamo non si può avere sempre il computer a portata di mano per scattare ed è scomodo dover cambiare scheda magari in condizioni climatiche abbastanza estreme. Quindi per questo motivo io sono molto soddisfatto di questa nuova feature, diciamo di questa upgrade che le fotocamere Sony che io possiedo, dato che ho anche un corredo parallelo Sony con A7S3 e A7R4, hanno già tutti una doppia scheda, quindi questa mi pare una cosa fondamentale. Altra cosa importante è per esempio i tempi di scatto. I tempi di scatto sono diversi rispetto ai precedenti. Prima avevamo un tempo di scatto che andava da 1,8 millesimo fino a 30 secondi, poi si passerà direttamente alla modalità B. Ora abbiamo anche la modalità Time, che ci permette di fare delle pose fino a 900 secondi. Questo è utilissimo perché molte volte quando scattiamo con filtri ND dobbiamo scattare anche a 90, 120 secondi, 240 secondi, dipende dall'effetto che vogliamo dare, dipende dalle condizioni di luce, eccetera. Ci sono molti fotografi che utilizzano tempi brevi, ma altri che utilizzano tempi estremamente lunghi, anche se questo poi va a svantaggio del sensore perché a volte genera dei pixel bruciati. Però questa è una cosa fondamentale, perché prima eravamo costretti ad aprire il vano qua da parte, attaccare un telecomando remoto e dover fare la nostra posa B più lunga rispetto ai 30 secondi. Ora lo possiamo fare direttamente in camera, basta scegliere la modalità time, si preme, la macchina scatta, quando praticamente si è raggiunto il tempo desiderato basta premere di nuovo e praticamente avete fatto lo scatto. In modalità B, se vi ricordate, dovete tenere ovviamente premuto, cosa che chiaramente causa del micromosso incredibile e è soprattutto molto scomodo. Qua vi basterà premere una sola volta e tutto si risolve. Se poi pensate che possiamo utilizzare tramite le connessioni Bluetooth e Wi-Fi Snapbridge, la cosa diventa ancora più semplice perché potrete farlo direttamente col cellulare. Quindi veramente questa è anche una grande novità. Probabilmente chi dice che non ci sono novità non si è accorto neanche di questa cosa. Voglio sperare che sia così. Altra cosa molto importante, soprattutto per chi fa video, per chi fa foto, l'AIF era già presente nella prima versione, ora l'AIF è anche nel video. Io ho visto delle prove, dato che non faccio video, ma ho visto delle prove per di chi fa video e veramente l'AIF è una bomba, è preciso e segue il soggetto anche in condizioni di scarsa luminosità, anche durante i video, quindi una roba veramente pazzesca, un grandissimo lavoro ingegneristico da questo punto di vista. Altra cosa molto importante che matrimonialisti e ritrattisti già sapranno è la possibilità che finalmente si può installare l'MBM11, che è il battery grip verticale. Sony su Z6 ci aveva un po' deluso su questo perché non aveva previsto il battery grip. Viste le grandi lamentele che ci sono state, ha pensato proprio di sviluppare un battery grip esattamente come i precedenti. Si aggancia qua sotto, ha la possibilità di alloggiare due batterie e ha tutti i comandi esattamente qui: pulsante di scatto, ghiera dei diaframmi e ghiera dei tempi, quindi potete finalmente tornare a scattare in verticale senza avere troppi problemi. La differenza che c'è invece con la Z6, e che anche qui ho sentito sollevarsi un polverone micidiale, è quella di pesare 30 grammi in più. La Z6 pesava 675 grammi, questa ne pesa 600-705. Allora qui ragazzi, permettetemi di spendere due parole. Adesso prima i nostri predecessori che scattavano con la pellicola si portavano dietro delle ottiche pesantissime, delle fotocamere con il motore sotto pesantissimo, porta i cavalletti che pesavano 5 o 6 kg l'uno e non si è mai lamentato nessuno. Oggi bastano 5 grammi subito, però 5 grammi sulla schiena sono pesanti, sono troppi, ma è fatica, cioè ragazzi, purtroppo dobbiamo fare dei compromessi. Se vogliamo scattare con strumentazione top, con ottica top F2.8, un po' di sacrificio dobbiamo farlo, cioè non potete pensare che tutto è leggero e che tutta la portata sempre al criticare per il grammo. Capisco fosse pesata 2 kg in più, vi avrei detto c'è qualcosa che non va, ma 30 grammi non si sentono. Se sentite dopo un'ora di camminata 30 grammi in più sulla schiena, beh, probabilmente né il trekking né la fotografia vanno per voi, oppure vi manca effettivamente allenarvi. Io onestamente diciamo non sono un tipo poco atletico e molto fumatore, vi garantisco che non sento la differenza, quindi so che ci sono molti fotografi più atletici di me, quindi non so come fate sempre a criticare questa cosa del peso, veramente non riesco a concepirla. Comunque, questa macchina pesa 30 grammi in più, ma vi garantisco che non si sentono, perché 30 grammi non sono 300 grammi, quindi non si sente assolutamente.
La camera ha due cose che non mi piacciono, ovviamente, e adesso ve le andrò a dire, ma sono le stesse fondamentalmente della Z6-1 o anche per esempio delle macchine della R4 di Sony o della S3 di Sony: il fatto che quando si apre l'obiettivo abbiamo il sensore scoperto. Si può fare, secondo me si può fare a livello progettuale da inizio progetto, che quando si spenge la macchina si chiude in qualche modo, o scende l'otturatore o scende una seconda tendina, non so, trovate qualcosa, gli ingegneri sono riusciti ad andare sulla Luna, mi rimane difficile credere che non siano capaci di far mettere qua davanti una protezione per il sensore quando si spegne la macchina. È impossibile, manca solo ed esclusivamente secondo me la volontà, perché se riusciamo a fare cose incredibili non vedo come mettere una tendina possa essere così un grande impedimento ingegneristico, considerando che altri brand hanno optato per questa soluzione. Quindi se ci sono riusciti gli altri, non vedo perché Sony e Nikon debbano farsi guardare dietro da questa cosa. Altra cosa importante che invece non ho gradito, e ve ne parlerò subito, è quando montate l'adattatore FTZ. Ovviamente vi dirà che c'è da fare un aggiornamento. Questo non è un problema, si può fare l'aggiornamento veramente in pochi secondi, basta scaricarlo, metterlo sulla memoria con l'FTZ attaccato e tutto funziona. Però prendiamo ad esempio delle ottiche un po' vintage. Questo è un fisheye, un 8 mm 3.5, che montato sull'FTZ perde completamente tutti gli automatismi. Se però io lo stesso obiettivo lo vado a mettere su una D750, 780, una D5, funziona perfettamente. Ora io mi chiedo, ma perché non prendere tutte le compatibilità che ci sono sulle reflex e trasferirle qua sopra? Perché lasciare fuori alcuni obiettivi? C'è un pacchetto già pronto, trasferitelo semplicemente, riaggiornatelo. Io parlo in maniera molto grossolana, però il senso è questo, cioè se funziona su 750 dovrebbe funzionare anche qua sopra, però purtroppo non è così. E avrebbe fatto molto comodo, perché ci sono alcune ottiche come un fisheye del genere che prende un campo fino a 180 gradi, che mettere a fuoco in manuale è estremamente complicato, perché non è un 35 mm e che con l'aiuto al fuoco è possibile piano piano focheggiare. Un fisheye a 180 gradi è complicato da mettere a fuoco, soprattutto perché bisogna veramente zoomare tanto con il più per andare a cercare gli oggetti da inquadrare. Quindi io onestamente, perché non viene replicata questa retrocompatibilità, non lo comprendo. Altra cosa interessante sul body è che possiamo dire che, siccome le macchine sono identiche, se qualcuno di voi aveva comprato in passato una staffa L bracket per la Nikon Z6 già sagomata, quindi diciamo non una di quelle classiche universali, ma già sagomata, quindi avendo speso anche qualcosina di più, non deve buttarla nel cestino, perché sono esattamente compatibili. Vi faccio vedere, proprio perché non voglio dire scemenze. Prendiamo la brucola che sta qua sotto, andiamo a posizionare la nostra staffa a L e andiamo a serrare la vite. Chiaramente adesso si muove, ma mano a mano che la vite si stringe, tutto torna. Ok, beh, mettiamo via la brucola, staffa L montata. Possiamo quindi avere lo stesso L bracket dei Z6 su Z6-2, perché il body è praticamente identico, lega di magnesio, stesse dimensioni. Quindi onestamente diciamo anche questo è un grande vantaggio, perché magari avrebbero potuto cambiarlo di un millimetro e saremmo stati costretti a spendere altri 30, 40, 20 euro per cambiare anche l'L bracket. Invece in questo modo diciamo ci hanno risparmiato questa spesa, e secondo me è una cosa molto molto interessante. Un altro aspetto interessante di questa macchina è appunto il fatto che l'adattatore FTZ ci permette di utilizzare ottiche vintage che fanno parte dell'attacco FMF mount di Nikon. Per esempio prendiamo quella con cui avete visto le foto precedentemente, il 14 mm 1.8 che ho utilizzato per scattare l'aurora in Islanda. Se noi ora lo andiamo a installare, lo montiamo sull'adattatore FTZ, apriamo lo sportellino, ecco qua che l'ottica è installata e la macchina è subito funzionante, mantenendo ovviamente tutti gli automatismi, messa a fuoco,
funziona perfettamente. Ma soprattutto poi il fatto che l'adattatore FTZ non sia in realtà un adattatore come ad esempio alcuni adattatori della Metabones che hanno delle ottiche all'interno o che comunque devono far comunicare ottiche su camere di altri brand eccetera, è soltanto una prolunga di cavi. È soltanto una prolunga di cavi proprio per il fatto che in questo corpo macchina il sensore è posizionato in maniera, essendo l'attacco più grosso, il sensore è posizionato in maniera completamente diversa rispetto anche alle altre reflex. E quindi diciamo questo qui non ci fa altro che aumentare la distanza tra ottica e sensore, ma è una prolunga di comandi, quindi tutte le nuove feature e tutte le nuove funzioni di velocità anche di messa a fuoco che noi abbiamo con le nuove ottiche funzionano anche sulle vecchie ottiche, e vi dirò che alcune vecchie ottiche funzionano addirittura meglio su questa macchina che sulle reflex. Quindi questo accessorio, se non lo comprate in kit, compratevelo separatamente perché è veramente veramente utile. Ora passiamo al reparto ottiche che ho scelto per questa macchina. Abbiamo il 1424 f2.8 di Nikon, il 2470 e il 70-200. Andiamo subito a parlare delle differenze. Guardate, vi metto qui anche altri due obiettivi comparativi che sono il 1430 f4 e il 70-200 VR, vecchia versione, quella del 2009. Allora, analizziamo le differenze di questi obiettivi, tutti quanti. Partiamo dal 1424. Innanzitutto il 1424 rispetto a questo chiaramente è molto più grande e molto più pesante, ma parliamo di un F4 addirittura diciamo richiudibile, e a me questa cosa che si richiude non è che mi fa molto, diciamo che mi piace molto, però è comodo da portarsi appresso. Sono indeciso se venderlo o meno perché diciamo per la paesaggistica diurna funziona molto bene, però sulle notturne l'F4 soffre, motivo per il quale in Islanda per l'Aurora mi ero portato appunto il Sigma Art 14 mm. Quest'altra lente invece è eccezionale perché è 2.8, è dotata di un tasto programmabile, un tasto display che vi fa vedere le informazioni, ora ve lo collego, ve lo faccio vedere, e ha tre ghiere, la ghiera dei diaframmi, la ghiera dello zoom e la ghiera di messa a fuoco, quindi acquista diciamo di nuovo la ghiera dei diaframmi che è possibile leggere sul display, quindi se non volete cambiarlo direttamente da qua potete utilizzare direttamente la ghiera. Magari alcuni lo preferiscono, chi viene magari da lenti vintage si trova molto meglio qui, può continuare a farlo. Ma la vera differenza qual è? Questo è un 1424 2.8, l'erede del 1424 GED del 2007 che pesava 970 grammi. Bene, questo che è identico pesa 650 grammi, ossia praticamente 320 grammi in meno rispetto al precedente. Infatti guardate l'ottica frontale quanto è piccola, stiamo parlando di un 2.8, e tutto questo grazie appunto ad una baionetta molto molto più grande. Guardate quanto è piccolo, e con il paraluce montato la lente è sempre protetta, ma anche con il paraluce smontato la lente non tocca mai le superfici o gli altri, è sempre distante almeno diversi millimetri. Un'altra cosa importante che viene fornita nella confezione con questa lente fantastica è questo è un paraluce, il primo paraluce che esternamente è di forma ellittica e all'interno è circolare, funge sia da paraluce che da holder, tant'è che a me viene spesso da chiamarlo holder perché una volta montato è decisamente molto più grande, quasi appunto come un holder, come quelli della Nisi che possiamo comprare separatamente, però ha all'interno una filettatura che permette il montaggio di filtri, quindi filtri ND, polarizzatori, natural night, tutto ciò che volete, o anche un filtro V di protezione se volete proprio essere sicuri di proteggere la lente, con un passo da 112 mm, con un diametro, scusate, da 112 mm. Quindi significa che questo qui è un paraluce ma è anche un holder, per cui è tutto in dimensioni molto compatte, perché quando avete finito potete semplicemente staccarlo, richiudete con il tappo che questa volta non è a scorrimento ma è a incastro, quindi non si perde più come la versione precedente, rimettete il tappo dell'altro paraluce e potete utilizzare questo già come holder, perché se ci fosse il filtro montato qua dentro
questo non è nient'altro che un holder. Io ho parlato direttamente con Nisi e sia i filtri da 112 mm che l'holder, comunque per filtri a lastra da 100% o 100x150, è in arrivo. Quindi sicuramente ci saranno anche delle grandi novità. Però questa secondo me è una grandissima invenzione, anche questa criticata ovviamente. Proviamo ora a collegarlo, vi faccio vedere al volo velocissimamente il display. Collegando la macchina, accendiamo, vedete qua, io leggo 14 mm sul display. Man mano che vado a muovere la ghiera, gli step sono di 0,5 in 0,5, quindi 15, 15 e 5, 16, 16 e 5, eccetera, eccetera. Potete leggere a che focale state lavorando. Premendo il tasto display, invece avete l'apertura, quindi qui ho 2,8, vedete 3, 2, eccetera, eccetera. Andando a premere di nuovo il tasto display, avete invece la distanza di messa a fuoco che potete praticamente andare a variare voi. Qui chiaramente vi dà anche l'indicazione se passate da manuale a, quindi da AF o MF. Se mettete MF vi fa vedere praticamente come varia appunto la messa a fuoco, quindi anche questa la trovo una cosa veramente veramente molto molto interessante, che secondo me è un po' copiata, sì, dalle lenti Zeiss, forse perché le lenti Zeiss hanno effettivamente questa feature, questo display illuminato direttamente sul corpo macchina, sull'ottica, scusate, però secondo me è una cosa veramente, veramente molto carina. Un ultimo passaggio invece lo facciamo sul 2470, che è un'ottica anche questa standard, è molto utile sia a livello paesaggistico che a livello ritrattistico, è un 2.8, stessa identica cosa, selettore di messa a fuoco automatica manuale, ghiera diaframmi, ghiera zoom, ghiera messa a fuoco, tasto programmabile e tasto display. Non ve lo sto a accendere, e qui diciamo anche c'è stato un leggero miglioramento dal punto di vista peso, perché si è passati da 90 grammi da 900 grammi della versione del 2007 a 800 grammi di questa versione, 805 grammi per essere precisi, quindi abbiamo perso 100 grammi, cioè, quindi diciamo stiamo facendo lenti identiche ma non facciamo altro che togliere peso, quindi anche questa è una cosa che va a loro vantaggio. Passiamo poi al primo dei super tele che usciranno, che è il 70-200 f2.8. Questo è il vecchio, e come vedete diciamo non c'è molta differenza di grandezza, anzi quello nuovo sembra in realtà più grande, non c'è molta differenza se togliamo il paraluce, vediamo che in realtà a livello proprio di lenti la differenza è minima, saranno circa mezzo centimetro più lungo rispetto all'altro, però la cosa che cambia è anche qui praticamente il peso. Passiamo da questo obiettivo che pesa 1,540 kg a questo obiettivo che pesa 1,440 kg, quindi cosa è successo? Di nuovo abbiamo perso altri 100 grammi su un'ottica che è praticamente identica e che è anche stabilizzata. Quindi secondo me diciamo hanno fatto un grande lavoro su queste lenti, ci stanno mettendo un po' troppo a farle uscire. Io avrei voluto diciamo che al lancio di queste camere le lenti fossero già pronte, invece all'inizio ci hanno fatto trovare con queste lenti f4 che non erano poi un granché, anche se comunque sì, diciamo non erano un granché dal punto di vista dell'apertura, ma erano veramente una bomba dal punto di vista della resa. Però avrei preferito che ci fossero state già un bel parco lenti già la presentazione di una camera, perché presentare delle camere con delle lenti scarse non è secondo me mai il massimo. Altra cosa importante di questo obiettivo è che chiaramente anche lui ha il tasto display, il display, doppia ghiera di diaframmi, ghiera di messa a fuoco e ghiera dello zoom. Questa volta ghiera, zoom e messa a fuoco sono ovviamente invertite. Lo zoom in tutti e tre i casi, nel caso del 1424 e del 70-200 lo zoom è interno, nel 2470 come potete vedere l'escursione è esterna. L'unica differenza che c'è tra qui è che qui abbiamo 4 tasti programmabili su tutto il corpo, quindi anche questa è una grandissima novità perché possiamo programmarli. Qua abbiamo il selettore del range di messa a fuoco da 5 metri all'infinito oppure full, e poi chiaramente automatico e manuale. Questo mettiamolo via, evitiamo che succeda qualcosa prima di romperlo perché è già venduto. E quindi queste diciamo sono appunto le novità di cui vi volevo parlare oggi. Ora, come voi sapete, io utilizzo solamente filtri Nisi e sono un grande amante dei filtri Nisi. Oggi però mi sono arrivati
questi, che sono dei filtri della Case. Ora, la Case era una marca con cui io ho collaborato per circa un anno, di cui ero brand ambassador, che produce filtri, secondo me anche di una buona qualità. Preferisco però poi, alla fine ho preferito sempre la Anisi, proprio per anche soprattutto diciamo per un fatto di post vendita, però comunque sia non metto in discussione la qualità. Ma perché diciamo ho acquistato queste cose qua? Queste cose qua le ho acquistate perché in realtà le fa soltanto la Case. Se le avesse fatte la Anisi, chiaramente qua su questa scatola ci sarebbe stato scritto Anisi. Queste sono filtri a clip. Questi sono filtri a clip, io li ho comprati sia per Sony che per Nikon. Come potete vedere, questo è un classico UV, vedete, non è altro che un vetrino trasparente, c'è scritto infatti MCUV, case molto molto piccolo. Questo praticamente non si fa altro che aprire il corpo macchina, si inserisce delicatamente il filtro nel suo alloggiamento e si incastra. Ed ecco qua, abbiamo montato il filtro. E ora possiamo agganciare qualsiasi tipo di ottica, possiamo lasciare anche lo sportellino aperto, non entrerà un filo di polvere. Se entra, chiaramente entra sul filtro, puliamo il filtro, rischiamo di rigare il filtro, pazienza, abbiamo buttato 70 euro, righiamo il sensore, non sono 70 euro. Quindi secondo me questa è una grande novità, anche perché comunque sia vengono fatti anche filtri ND, non soltanto diciamo filtri MCUV, quindi secondo me questa sarà una grande novità e sarà importantissimo sfruttarli, perché finalmente diciamo avremo una protezione del filtro che normalmente se no non avremmo trovato. E quindi faccio i complimenti a Case, che comunque con cui ho lavorato, e spero che però anche altre aziende, soprattutto Anisi, si mettano a fare appunto a sviluppare questa soluzione, perché per esempio li fa anche la Optolong, che fa filtri astronomici, però li fa sempre a clip. Quindi credo che anche Anisi debba buttarsi su questo, appunto, su questa tipologia di filtri, perché sono veramente interessanti e aiutano a proteggere il sensore in quei casi in cui la casa madre appunto non ci viene incontro. Quindi questa è stata una scelta secondo me giusta, speriamo che questi filtri Case siano all'altezza, quindi non vadano poi a degradare l'ottima resa di queste lenti, anche se non credo, perché comunque sia sono estremamente sottili e di ottima fattura. Li proverò sul campo non appena il meteo sarà un pochino più clemente. Credo di avervi detto tutto, per qualsiasi domanda ci vediamo nei commenti e ci vediamo ai prossimi video, dove parleremo di A7S3 e la nuova Z7 II. Ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per essere sempre informati sulle novità, soprattutto per i miei timelapse che faccio uscire ogni volta che riesco a fare un viaggio. Spero di riuscire ad andare in Svezia a breve, vediamo come si evolverà la situazione Covid. Se riuscirò ad andare in Svezia, ovviamente arriverà anche un nuovo timelapse e speriamo che sia colorato di verde. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video.